ragazzi, signori, buon capito, sono marito. Che mixer fa? Un prefero. Io sono la presidente dell'associazione Le Musa. Le Muse nascono a giugno perché, per promuovere appunto il teatro e la cultura del teatro a Bagheria, visto che appunto qui non è molto diffusa questa realtà. E adesso, questa volta Le Muse si propongono di presentare in questo spettacolo che verrà presentato appunto il 19 e il 20 ottobre la compagnia teatrale amatoriale I Parrucciani con lo spettacolo Don Ciccio Prefico. I Parrucciani è appunto una compagnia teatrale amatoriale che nasce presso la parrocchia di San Domenico, formata appunto da ragazzi, da mamma di famiglia, da papà di famiglia, che con molti sacrifici e molte rinunce riescono a portare sulla scena degli spettacoli con il motto divertiamoci per divertire il pubblico. La commedia racconta la storia, intanto la commedia appunto è di Pino Giambrone, racconta la storia di, sì, una commedia brillante in tre atti, di Pino Giambrone, che racconta la storia del protagonista appunto da cui prende il nome, Don Ciccio Prefico. Attorno a questo protagonista un po' strano, ecco, ruotano una serie di vicende che poi, diciamo, con dei lati molto abbastanza comici, ecco. Il prefico appunto era un mestiere che prima era proprio delle donne, proprio delle donne, ed era il lamentatore di funerali, quindi diciamo che di fatto nella realtà maschile non esiste il mestiere. Pino Giambrone ha riadattato questo mestiere appunto in veste maschile, ecco. Nella commedia interpreto Concetta Barra, che è praticamente una napoletana che ha avuto una notte d'amore con il protagonista, però parecchi anni fa, quando il Don Ciccio, il prefico, praticamente era militare. Per cui hanno avuto questa notte un po' così buia e tempestosa, come viene detta nella commedia, e in pratica ritorna dopo tanti anni alla ricerca del protagonista per, insomma, fargli conoscere la figlia che a quanto pare è il frutto di quella notte. Cosa dire? Che come esperienza vi posso dire che io da soltanto un anno che sono in commedia, però cioè l'esperienza è molto positiva, sono entrata per puro caso, ma mi trovo molto bene anche con i miei compagni, abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, insomma in generale posso dire che è un'attività che mi sta arricchendo parecchio e lo consiglio a tutti. Già abbiamo attivato dei corsi di recitazione che prenderanno il via a fine ottobre, in collaborazione sia con il Cineteatro Roma, infatti verranno fatti qua, e soprattutto con l'attore bagherese Alessandro Rugnone. I corsi possono prevedere la partecipazione di bambini, ragazzi e adulti, proprio perché noi vogliamo promuovere il teatro a Bagheria. Quindi vi aspettiamo, potete seguire la nostra pagina Le Muse Associazione Teatrale su Facebook. Morio, ne molto subito, morio! Cis, andò, cis, andò! Yaki! Ma sicuro ti mandano i figli razza rosina? Ada! I figli razza rosina? Ma non razza rosinata! Razza rosina! Chi da capo di...